Bella, è un'altra bellissima giornata. Allora, oggi non si sa cosa si fa, per il momento mi vado a tagliare i capelli perché ho preso l'appuntamento alle 11, quindi vedete adesso come sono e tra poco vedrete poi mi è cambiato totalmente. Ciao ragazzi, da tutte loro. Tu hai ancora l'ascensore qua? A tutta la... Allora, ragazzi, quindi ci stiamo spostando e voglio vedere la Piazza Maggiore, perché ieri c'è stato praticamente un casino, nel senso che noi siamo andati in questo mercato, voi se state seguendo praticamente tutte le puntate, nella puntata di ieri siamo stati in questo bellissimo mercato dove si mangiano i tapas, però c'era l'appuntamento con Richard. E da come ho capito noi abbiamo sbagliato, però abbiamo visto una cosa nuova, cioè una cosa che loro non, che questi qua che se ne intendono di Madrid come Richard non sapevano il posto dove noi siamo andati, quindi c'è stato questo sbaglio. Adesso sto andando, bello, allora adesso quindi sto andando a questa Piazza Mayor per vedere se è la stessa che noi abbiamo fatto ieri sera, perché anche ieri sera noi siamo andati alla Piazza Mayor, ma non era la quella. Allora, sono molti supermercati, allora questa qua che voi vedete, che abbiamo visto anche nella primissima puntata, questa qua è la Porta de León, la porta, non mi ricordo, aspetta, ora ve lo dico, una piazza molto importante questa qui, Le Porte du Sol, voilà. Le Porte du Sol, quindi questa qua è la piazza Le Porte du Sol, dove ci sono queste due fontane che adesso sono chiuse, ma normalmente la sera sono in funzione. Allora, quindi questa qua è la Plaza Porte du Sol, la Plaza Porte du Sol. Quindi adesso per il momento andiamo alla Plaza Mayor. Allora, quindi vediamo un po'. Ah, voilà, Cal Mayor, quindi è quella strada lì. Per non imbrogliarci, vediamo anche questa strada, cos'è bella questa strada, oh. Questa che cos'è? Car Arenal, Calle Arenal. Andiamo a Mayor, no? Questo è un altro bel negozio di souvenir, quindi facile che può avere qualcosa che a me piace, perché sto andando alla ricerca di un buon negozio di souvenir. Donald. Di man mano vi sto facendo vedere un po' tutto. Dei bellissimi negozi qua. Poi la cosa bella è che le strade, nonostante che siano grandi, non sono immense come i Champs-Élysées a Parigi. Tu lo Champs-Élysées, praticamente, lo Champs-Élysées è un po' un problema, perché o fai un lato o fai l'altro lato, perché fare tutti e due i lati dei Champs-Élysées è veramente noioso. Invece qua hai la possibilità di fare, ma guardate che bei, mamma mia, che bei palazzi, ragazzi,
Voilà, quindi tu con queste strade puoi vedere tutto. E poi ci sono un sacco di negozi, tutti quanti differenti, ma è la stessa cosa. Bella, bella, veramente molto bella. Madrid è veramente da venire a visitare. Allora, credo che siamo quasi arrivati alla Piazza Mayor. Ah, le shop sta pure qua. Andate in manutenzione, so. Si vende. Non so quando può passare un appartamento in questo palazzo, eh? Non credo poco. Ma guardate che bello! Bellissimo! Questo porticciolo qua che mi stuzzica molto. Andiamo a vedere un po'. Zona controllata da telecamere. Oh, ma bello, ragazzi, qua. Ah, questa è Plaza Mayor. Ma bella. Allora, è questa la Plaza Mayor. Bella, ragazzi. Ragazzi, sto correndo perché devo fare in fretta. Come vedete, questa piazza è tutta fatta poi con, come una specie di villaggio Saint Paul a Parigi. Allora, in questa puntata vi dirò alcune cose importanti da sapere su Madrid, cose importanti da sapere per quanto riguarda le visite turistiche, ok? Perché sono andato adesso a chiedere delle informazioni e veramente mi hanno detto delle cose che possono essere utili per tutti, quindi dopo che mi sono tagliato i capelli vi descriverò queste cose. Allora, a più tardi. Allora, ragazzi, lui aveva ragione, noi siamo venuti nello stesso mercato, solo che stavamo alla piazza. Ok, allora è la stessa cosa. Nello stesso mercato. Allora, in poche parole, noi non ci siamo trovati, ma alla fin fine, se avessi visto la puntata, adesso non faccio rivedere il mercato perché veramente sono in ritardo, che devo tagliarmi i capelli, però alla fin fine noi stavamo dall'altra parte, quindi che rappresenterebbe la piazza. Allora, io siamo scesi qui con il taxi e vi garantisco al 100%, vi garantisco al 100% che la sera qua è qualcosa di incredibile. Purtroppo non ho registrato tanto e qui è veramente molto molto bello. Qua nelle stradine qui è caratteristico, ci sono molti molti negozi e ristoranti, e dovete immaginare che sono tutti quanti aperti, come questo qua nel Merson, dove vedete le piante, e quindi ci sono i tavolini da tutte le parti, c'è molta gente, veramente veramente da venire la sera qua, è qualcosa di unico, di bellissimo. Allora, ragazzi, a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Voilà. Thank you.
No, ragazzi, stiamo facendo un po' di shopping. Ma sono cambiato? No, come vedete sono sempre lunghi così. Piccolo inconveniente e sono dovuto ritornare in moto a 10 metri dal parrucchiere, barbiere. Per un'altra volta. È meglio che non ve lo dico perché. Ma un po' di piscina, un po' di sole, un po' di piscina e poi si vedrà. Allora, la puntata di oggi la finiamo così. Volevo dire che il Palazzo Reale è visitabile, come visitabile museo, ci sono tante cose che sono da visitare, ho preso un po' di materiale, un po' di materiale, di cartine, queste cose qui. Ci sono anche dei parchi bellissimi da andare a visitare. Il Palazzo Reale per le persone europee dalle 6 alle 10 di sera è visitabile gratuitamente, mentre la mattina diciamo si paga 10 euro, niente di dannoso comunque. Niente, adesso non so, sposteremo, faremo tante altre cose. Hola. Ciao, un po' di piscina dopo. Allora ragazzi, piscina, come di abitudine ogni giorno. E voilà, una bella pizza, oggi è pizza. Rucola e formaggio e prosciutto pata nigra. Veramente ottimo. A tutte loro, adesso vediamo Elio che si prende la mozzarella, prosciutto e mozzarella e club sandwich. Ragazzi, da napoletano vi posso garantire che questa pizza è qualcosa di straordinario, quindi provatela a fare con il pata nigra. Non so se riuscite a prenderlo in Italia. C'è il costello, sale, sta qua, cortello. Aspetti, dove è il mio? Ah no, sta là. Atta. Tieni. Devo dire la verità, pure la mozzarella è buona. Insomma, non è come la nostra napoletana, però può andare. Non è nostra. Le olive qui sono fantastiche. Per chi ama le olive, la pizza. Perché il calato è tutto male.